Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi prima uscita del 2023. Torna anche Giacomo. È al freddo. Ma insomma freddo, 9 gradi, c'è tutto sto freddo. È al freddo. Comunque sia, prima uscita del 2023, siamo a Boara, a Pisani. Con noi c'è anche un'altra persona, dopo vedrete chi c'è. Come al solito io vi ricordo, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace al video e attivate la campanellina per stare aggiornati con tutti i nuovi video che caricheremo. Partiamo subito, quindi dopo la sigla partiamo col primo turno e vediamo come va la giornata, dai. Turni andati, sensazioni positive, come ti trovi? Bene, dai. Un altro ospite della giornata che non può mai mancare. Allora, il nostro allenatore qua, preparatore, tutto. Come vai sti piloti? La domanda da riserva? Maurizio oggi ha detto una cosa giusta, no? Che se la moto la si tiene per anni, comunque quando si vende non si è ancora conosciuta del tutto, no? Allora, per conoscerla bene, sto provando a cliccare qua sulle sospensioni, su, mamma giù. Mia. Si prova. Almeno conosciamo come va la moto, no? Adesso qua il manga, però mi vorrei sapere anche il parere del Federico. Ecco, Federico non c'è. Perché mi hai abbandonato, Federico? Perché? Ti hai abbandonato. Non lo sopporto più. Dai, stavamo dicendo che Federico non c'è, ma spiegheremo i motivi quando ritornerà anche lui, in teoria settimana prossima corre. Vi spiegheremo tutto quello che è successo appunto quando ci sarà anche lui. Per adesso si ritorna dentro, no, pausetta pranzo fatta, abbiamo mangiato qualcosina e si ritorna dentro, anche perché qua Giacomo, che è super impegnato, qua vuole andare a casa presto. Tutti sti impegni, roba, non so, è un ragazzo talmente impegnato che il tempo di venire a correre? Lo trovo, quindi adesso stancati che dopo andiamo a casa. Tra l'altro hai detto agli iscritti, giustamente, in questa settimana qua di ferie, che ho trovato un nuovo hobby. Qual è il mio nuovo hobby? Non lo dire. Fatti un bene, non lo dire, per favore. Maurizio viene a fare anche un po' di video e dai, andiamo dentro e andiamo a divertirci. Thank you.
Giacomo. Cambio di moto qua. Tutti si trovano bene con questa barca. Com'è possibile? Prova una moto seria, una moto da montare. Col bottone. Adesso mi abituo con questa, quando mi monto su quella è un cancello. Moto a mondiale? Che mica ho abituato a spedare, no? Torno indietro di 10 anni. Oh, adesso ridemo un tocco. Mi si casca cambiare moto. Ma non ho paura che è stato se rabalta. È stato che se mi rabalta te ne compro una. Adesso vediamo come va a finire. Qui là in fondo gli dio riscambiate moto. Ecco qui. Ecco il mio brocco che si appresta al panettone, eccolo! Vai Giacomo! Ecco il 191 che se resta senza fiato. Speriamo che sia stufo che andiamo a casa. Ciao ciao! Allora, impressioni a caldo. Guarda che bella! Moto perfetta! Gran moto! Stupito dai miglioramenti, perché l'ultima volta che l'ho provata non era così, ma proprio per niente. Questa qua è abbastanza ferma. Quindi ti ricredi no, sul però, Suzuki? Molto simile alla mia come sensazioni di guida, a livello di sospensioni dico. Sì, forse la tua è un po' più dura. La mia sì, sembra un po' più dura, non so. Comunque da quando avete cambiato là la molla e il mono io non l'avevo mai provata, ma devo dire che funziona alla grande. Forse va bene anche per qualsiasi peso che beh oddio, qualsiasi peso no. Però voglio dire, anche per chi pesa sui 70 così come me, forse va bene che molla là. Magari lavorando sull'idraulica, perché davvero assorbe. Quindi la prossima cambi molla sulla tua? Prossima cambi molla? No,
Però devo dire che ho un moto di 10 anni, il mono funziona un po' meglio del mio. E tocca mangiarla stavolta. Possiamo dirlo pubblicamente che smettono di... che smettano di mandarti messaggi, il Suzuki quando lo vende, perché il Suzuki non lo vendiamo, non si vende. No, il Suzuki bisogna quindi... vederlo, venderlo, perché comunque sti setting qua, roba, si trovano su qualsiasi moto, quindi la quadra la si trova su qualsiasi moto, però comunque devo dire che funziona bene. Avesse l'avviamento elettrico, magari qualche adesivo anche migliore, curata un po' meglio, uno scarichetto, un qualcosa. Perché? È perfetta? Coperchio, frizione un po' meglio, non so, un po' più curata avrebbe il suo, perché così con la pedalina. C'è anche la firma di Federico, eccola qua. Parlerò con Federico, perché qua bisogna trovare la quadra anche io, perché voglio anche io un mono dietro che dia queste sensazioni, perché è proprio bello. Mono dietro è, guarda, l'unica roba bella di sta moto adesso è il mono dietro come lavora. Qua si carica in maniera veloce, perché Giacomo qua ha fretta. Dobbiamo dire anche per fare cosa, meglio di no, però qua c'è fretta. Ciao! Ciao! Un iscritto al canale, attenzione! Certo, Monkey 91, 191. Sì. Come va? Tutto bene? Tutto bene, dai. La pista come la trovi oggi? Pochi canali. Dai, va bene. Se era un po' più fresata, era più divertente, un po' più morbida. Però sì, dai. Divertente. Bene così. Sì. Ciao. Tenga la telecamera. Columbi e Tosati smerda i cupi a casa. Bell'allenamento oggi. Quindi per oggi finita. Come ho già detto, mi tocca dire che la Suzuki va bene. Settimana prossima, appunto, se tutto va bene, torniamo con il trio al completo. Io come sempre vi ricordo, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace al video e attivate la campanellina per non perdervi niente. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.